nuova Slime Challenge! Davvero super fuori di testa! Come vedete, sono tornati qui davanti a noi i mega macchinari per fare i vasi! Già, per chi si fosse perso quell'episodio, abbiamo provato a fare dei vasi di ceramica. Lui ci stava riuscendo, io sono totalmente negata! Vabbè, io non la vedo! Lo faccio tondo tondo tondo. Guardate qui, sto facendo tutte delle forme strane. Oh, incredibile, ragazzi, incredibile. Oh, proprio incredibile, no, però Sofì ci sta battendo adesso. Forse non sono riuscita a fare niente, era difficilissimo. Ma oggi non andremo ad utilizzare l'argilla per fare i vasi, ma lo slime. Avete capito bene, proveremo con lo slime a metterli su questi piatti rotanti, a modellarli e vedere se riusciamo a fare dei bellissimi vasi. Immaginate delle ciotole e dei vasi di slime, sarebbe il nostro sogno. Sarà possibile? Non ne abbiamo idea, andiamola a scoprire. Ma prima saluto delle trote. Yeah, yeah, nini. Abbiamo già qui tutto pronto, le nostre meravigliose ciotole. Prima di tutto vi faccio vedere come funzionano questi aggeggi. È facilissimo, bisogna ruotare la manovella. Avevo dimenticato di togliere questa. Sì, dicevo, e il piatto girerà. Quindi adesso non ci resta che realizzare lo slime e poi vedremo cosa succede. Abbiamo già pronti tutti gli ingredienti per fare lo slime. Il nostro mega bidone di colla. Andiamo ad aprire e versiamola nella ciotola. Wow! Tocca a me adesso. Aspetta. Grazie. Ok. Potremmo fare così una quantità industriale di slime. Ma soprattutto la colla è trasparente, quindi adesso noi andremo a personalizzare questa colla con i vari coloranti e decorazioni. Infatti io vado subito a mettere il colorante fucsia, ne metto qualche goccetta. Quindi farai lo slime rosa fucsia. Esatto, proprio così. Io invece andrò a fare lo slime azzurro. Non c'erano dubbi. I nostri colori. Manca solo il giallo. A questo punto mescoliamo. Oh, wow, che bel colore! Guarda il mio, quanto è bello! Ho avuto un'idea! Se attivo il macchinario e lo faccio girare, si dovrebbe mescolare da solo! Funziona! Provo anch'io! E la velocità era un po' troppa. Devi mettere velocità piano piano, guarda qui! Ah, sono un vero maestro di questo aggeggio! Io invece non so proprio manovrarlo. A questo punto io aggiungo le palline. Io le odio le palline, non le metterò assolutamente. Lo voglio così, trasparente fucsia. Ritorno a mescolare con la massima leggiadria. È davvero comodissimo. È il modo più soddisfacente e bello di fare lo slime. Ma soprattutto il colorante si sta proprio mischiando per bene con la colla. Wow, guardate qui. E adesso andiamo ad aggiungere gli attivatori, ovvero bicarbonato. E piano ciotola, non volare. Mi fa tanta paura. Ne vado ad aggiungere un pizzico. Così andrà benissimo. Anch'io, voilà. Oh oh. E torniamo a mescolare. Come va, signorina? Tutto bene? Tutto bene. Oggi è una bellissima giornata di sole. Già. Immaginate fare anche le torte così. Un attimo che prendo l'aggeggio per fare la ceramica. A questo punto aggiungiamo l'ultimo ingrediente, ovvero il liquido per lenti, fondamentale per far diventare il nostro intruglio di ingredienti slime. Ok, aggiungiamo così. Mentre gira renderà il tutto ancora più omogeneo. Verrà uno slime perfetto. Tieni. Grazie. Sembra come fare lo zucchero filato. È vero, guarda qua. No. Piano. Cosa combini? Ho dovuto fermare perché adesso è diventato troppo duro e non si può più mescolare ruotando. Anch'io mi sa che devo stoppare. Ecco qui. La consistenza è davvero stupefacente. Utilizzo il metodo classico per fare lo slime a mano. Eccolo qua. Mi metteresti un po' di liquido per lenti nelle mani? Certo. Che grazie. No. Un altro po'. Ecco qui. Il mio slime si sta formando. Un meraviglioso blu cielo con delle palline gialle. Sì, sì, color dentifricio. Cosa vorresti dire? È bellissimo. Sì, sì, certo. Mentre il tuo cos'è? Una gomma da masticare già masticata? No, è lo slime più bello del mondo. Ma va, sembra lo slime del signorezze. Ma cosa dici? Questo non è fucsia stupido come il suo. È un bellissimo rosa. Sì, sì, sarà.
Il nostro slime è ufficialmente pronto. Guardate qui, il mio è un meraviglioso celeste. E il mio, questo colore qui, io lo adoro. Ha una consistenza perfetta. Andiamoli a posizionare sul meccanismo. Tac, tac. Sofì, sei pronto ad attivarli? Nata pronta. Io non ho idea di quello che succederà adesso. Speriamo bene. Vai. 3, 2, 1, via. Aspetta che forse ci sto riuscendo. Bravo, gira, guarda. È la cosa più divertente di sempre. Wow. E questa è la danza dello slime. Dai, dai, devo riuscire. Non riusciremo a fare nulla, secondo me è impossibile. Secondo me riusciremo a fare come? L'unica cosa che so fare è farlo girare così a caso. Dobbiamo realizzare dei vasi. Dei vasi? Ma è impossibile fare i vasi. I vasi di slime. Ok, sta girando. Sta girando, sta girando. Esatto. Dai ragazzi, io credo in noi. Secondo me è letteralmente impossibile. Secondo voi ci riusciremo? Voglio provare a metterla a velocità massima. No! Vai! Ma sei pazzo! Dai, dai, gira! Gira! Ah! Prova anch'io! Mettiamoli insieme. Oh no! No, si sono mescolati! È stata una pessima idea! Tolgo tutto il blu. Il tuo fucsia si è mescolato ormai col mio blu. È diventato tutto un unico colore. Violato. Lotta di slime. Guarda. Fai fare il caso, togliti. Io ci riprovo, secondo me ci sarà qualche metodo. Il mio slime si sta intrecciando nelle mie dita. Oh. Devi stare un po' attento, Bisogna fare attenzione. Ragazzi, non rifatelo a casa. Assolutamente, noi siamo dei professionisti dello slime, lo sapete. Certo è che è molto difficile che a casa abbiano questo coso. Ok, ho deciso. Faccio la spirale. Wow, sì, anch'io. Questo riesce benissimo. Wow, sta prendendo il controllo. Aiuto, aiuto. Si è intrecciato tutto il macchinario. Idea. Ho fatto ufficialmente un mega spaghetto. Ti sto imitando, voglio farlo anch'io. No, 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 pessima idea, pessima idea, pessima idea. C'è intrecciato anche il mio. Ti consiglio di riprovarci, è bellissimo. Guarda qui che sto facendo un uragano. Sì, però per rimanere tutto qui. Wow! Wow! Andiamo più veloce. Vai più veloce. Ti ha colpito. Io provo a stenderlo invece qui e a farlo ruotare. Vediamo se si mescolano. Si stanno mescolando e come? Ah! Aumento la velocità. Ci sei? Vai. Aumento fortissimo. Stai attenta. Potrebbe essere pericoloso. E se facessimo questo esperimento, colleghiamo i due piatti. Così e accendiamo. 3, 2, 1. Facciamo una sfida. Allora, lo uniamo. Una parte qui e una parte qui. Vince chi fa rimanere lo slime sul proprio piatto e perde chi lo fa cadere per primo. Ci sto. 3, 2, 1, via. Hai perso. Sono stati fatti a fare la mia mente. No, prima tu. Non mi è sembrato. Riproviamoci. No, non voglio fare questo gioco stupido. Certo, perché sai di perdere. Ma perché il mio slime è blu con le palline? Dov'è finito il tuo slime rosa? È scomparso. Ma è il mio slime rosa. Faccio qualche altro uragano. Io devo fare il vaso. Ok, dai, dai, io credo in te. Nada. Niente, basta, mi arrendo. Nada de nada. Non si può fare nessun vaso con lo slime. Si possono solo fare delle lunghissime spirali. Questo perché lo slime è troppo morbido e non mantiene la sua forma, anzi, la cambia costantemente. Esatto. Quindi direi che l'esperimento di oggi è fallito. Ma comunque speriamo di essere riusciti a strappare un sorriso. Mi raccomando, seguiteci su Instagram e TikTok, ci chiamiamo Me Contro Te. Noi vi mandiamo un bacio e un abbraccio, ci vediamo domani con una missione avventura. Ciao! Ciao.